La deputata Corneli, prego. Grazie Presidente. Innanzitutto, per il suo tramite, noi intendiamo ringraziare le opposizioni e, credetemi, non è piaggeria. Lo pensiamo veramente e vi ringraziamo per il dibattito che è stato instaurato intorno a questo provvedimento, perché siamo convinti, siamo profondamente convinti che le differenze, anche le differenze di vedute, siano un valore. Noi però ribadiamo in questa sede che riteniamo questo provvedimento non solo un mero strumento di riorganizzazione ministeriale, ma lo riteniamo fondamentale per portare avanti dei nostri obiettivi politici. Il 4 marzo i cittadini ci hanno chiesto delle risposte concrete. Noi non intendiamo tradire la fiducia riposta in noi. Abbiamo una nostra visione, ripeto, non siamo depositari di nessuna verità assoluta. Abbiamo una nostra visione sul turismo. Noi vogliamo che il turismo sia un turismo sostenibile, un turismo legato al territorio, e per territorio intendo tutti i territori, perché il nostro paese dall'estremo nord all'estremo sud è talmente ricco di bellezze naturalistiche, paesaggistiche, eccellenze non solo enogastronomiche ma anche enogastronomiche, che devono essere valorizzate tutte senza dimenticarne nessuna, in particolare senza dimenticare quelle zone più interne, più rurali, più remote anche, che sono state forse troppo abbandonate finora e in qualche modo destinate allo spopolamento. Noi abbiamo un'idea di economia che sia un'economia sostenibile e il turismo deve fare da traino, e noi vogliamo un turismo che sia talmente variegato, talmente ricco da essere un esempio per il mondo. Questo che vogliamo, senza in nessun modo sminuire, ci mancherebbe altro, l'immenso patrimonio culturale di cui siamo eredi e che certamente cercheremo di valorizzare in ogni modo, magari non come provocatoriamente ci consigliava qualche giorno fa l'onorevole Sgarbi, dicendo che avremmo dovuto mettere una slot machine accanto alla Venere di Botticelli. Però abbiamo assolutamente intenzione di valorizzare anche il patrimonio artistico e vogliamo un turismo che sia traino dell'economia, ripeto. E soprattutto vogliamo che al centro di questo governo, al centro dell'azione di governo, ci sia il Ministero dell'Ambiente. Questo perché non è retorica il fatto che questo è il paese più bello del mondo, ma è anche un paese molto fragile. Il 25% di questo territorio, che interessa più di 12 milioni di abitanti, è purtroppo soggetto ad un elevatissimo rischio sismico e idrogeologico, e questo determina il fatto che la situazione di rischio e quindi la condizione di criticità è in qualche modo endemica, è in qualche modo strutturale, per cui noi dobbiamo uscire dalla logica della gestione dell'emergenza ed entrare nella logica della programmazione, della pianificazione, perché non possiamo più andare ad intervenire rispetto ad un rischio che, ripeto, è strutturale. Quindi è necessario, questo, e torniamo lì, è una questione di vedute. Sicuramente le strutture di missione hanno prodotto dei risultati, per noi non sono stati sufficienti. Per noi sono state in qualche modo foriere di dispersioni, di per energie, favore, un di po' risorse. Di silenzio. Vogliamo che in qualche modo tutte queste risorse vengano accentrate, soprattutto in una regia politica, che intervenga in particolar modo rispetto alla terra dei fuochi e a tutte le terre dei fuochi che purtroppo costellano questo paese. Il ministro Costa deve essere messo nella condizione di poter intervenire attraverso una programmazione, quindi attraverso una messa in sicurezza permanente e attraverso la possibilità di intervenire in maniera tempestiva, appunto, vi ripeto, perché non possiamo più piangere all'indomani delle tragedie, perché sappiamo che una catastrofe naturale in questa condizione di rischio purtroppo produce delle tragedie immani che non vogliamo più piangere. Questa è la nostra visione delle cose. Per quanto riguarda altri temi importanti che questo decreto in qualche modo va ad interessare, sicuramente è uscito nel dibattito il tema della famiglia, il tema della disabilità. Deputati, per favore, un po' di silenzio. Deputato Lollobrigida, per favore, chiedo un po' di silenzio. Temi sicuramente importantissimi, rispetto ai quali ancora abbiamo delle visioni diverse. Noi vogliamo che, senza offendere nessuno, non vogliamo più vedere Fertility Day, ma vogliamo degli strumenti mirati e coordinati che vadano ad intervenire a sostegno delle famiglie e anche a sostegno delle disabilità, perché per noi questo non è
uno strumento di ghettizzazione, ma al contrario uno strumento di attuazione del secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, perché se è vero che siamo tutti uguali di fronte alla legge, è anche vero che è lo Stato che ha l'onere di rimuovere quegli ostacoli di natura economica e sociale che di fatto impediscono l'uguaglianza dei cittadini. Deputato Crosetto. Mi avvio alla conclusione, Presidente. Le altre critiche forti sicuramente e in qualche modo dal loro punto di vista anche fondate riguardano il fatto che sia stato utilizzato lo strumento della decretazione d'urgenza. Però, lasciatemelo dire, dal mio punto di vista la vera emergenza in questo Paese è uscire dallo stato di emergenza perenne. E per questo motivo che il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente a questo provvedimento. Grazie.